Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Come avete già capito dalla copertina, oggi andrò a sostituire l'autoradio di serie della mia auto con questa qua, autoradio Android 10.0 da 9 pollici, full touchscreen. Ok, iniziamo! Ok ragazzi, prima di iniziare, se sei nuovo e ancora non ti sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti e attivare la campanellina in modo tale che ti arriverà una notifica ogni volta che un nuovo video verrà caricato, ok? Continuiamo! Ok ragazzi, l'autoradio in questione è un autoradio con il sistema operativo Android 10.0 Octa-Core con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Ha il sistema di amplificazione DPS integrato. Abbiamo anche la possibilità di recuperare i comandi al volante. Ha il modulo Apple CarPlay e Android Auto. Abbiamo anche il Bluetooth, GPS, Wi-Fi, tutto integrato. Per non dilungarmi troppo, non entrerò nei dettagli. Qua vi mostro qualche immagine con le caratteristiche principali dell'autoradio. Ovviamente ci sono anche altri modelli di autoradio in base alle nostre esigenze. Ed ovviamente se siete interessati all'acquisto di questo modello o di un altro modello in particolare, ci potete contattare alle nostre pagine social, trovate il link giù nella descrizione di questo video, o altrimenti ci potete contattare tramite la nostra email jacktvgaragetuning@gmail.com. ok, continuiamo. L'autoradio si presenta in questo modo. Se vogliamo possiamo acquistare anche la retrocamera insieme ad altri accessori. Ovviamente io l'ho già aperta per studiarlo un po' ed ovviamente per spiegarvi al meglio il montaggio, ok? Ora vediamo cosa c'è dentro della scatola. Io lo so già, però ve lo andrò a mostrare come si presenta, ok? Dentro la scatola troviamo vari connettori che ci serviranno per il montaggio. Troviamo il suo manuale di istruzioni. Poi troviamo anche il classico connettore ISO. Ok. Ed ovviamente troviamo la nostra autoradio. L'andremo a tirare fuori. Eccola qua. Ok, come vedete l'autoradio è in rifinitura lucida. Full touchscreen, ha 5 tasti fisici e ha un ingresso per una micro SD. Ora vediamo i vari connettori che vengono forniti insieme alla nostra autoradio per l'installazione. Ok, qua troviamo il connettore con due uscite USB. USB o CarPlay. Qua troviamo connettore per la uscita del microfono esterno. Questo andrà in questo modo da qua. Ok, poi troviamo l'antenna GPS che andrà in questo modo. Ovviamente andremo a fissare dentro l'auto. Questo è per il suo fissaggio e andrà qua, ok? Ecco qua. Poi troviamo il connettore per l'antenna. Ora non la monto, dopo vi spiegherò il perché. Tanto poggiamola qua. Troviamo il connettore per eventuale uscita subwoofer. Ok, che andrà qua, in questo modo. Ok, poi troviamo un altro connettore per eventuale uscite video e aux, che andrà qua. Ok, poi troviamo il connettore per la
nostra retrocamera, che andrà qua sotto, in questo modo, ok. Poi questo qua dovrebbe essere il connettore Bluetooth del sistema Volkswagen per la camera senza fili. Quindi questo a noi non ci serve. Ok, e questo, come già detto, è il nostro classico connettore ISO. Ok, con i fili per il recupero dei comandi al volante, con il K1, K2 e il GND. Ok, i fili si presentano in questo modo. Io ho aggiunto dei Faston per facilitare la installazione. Ok, e questi sono i fili con i quali ci andremo a dare l'alimentazione sotto chiave: filo rosso per l'alimentazione sotto chiave e il filo arancione per la retroilluminazione dei tasti. Dopo vi andrò a spiegare come. Questo va collegato in questo modo. Ecco qua. Fate le presentazioni, ora vi farò velocemente un piccolo premontaggio, però prima di iniziare, se avete l'autoradio originale senza il navigatore di serie come il mio, avremo bisogno di un ulteriore connettore ISO FACRA, come questo qua. Vi lo mostro. Ecco qua. Come questo qua. Ok? Poi avremo bisogno anche di un adattatore per l'antenna, come questo qua. Vi lo mostro. Ecco qua. Come questo qua. Già che il connettore dell'antenna che ci viene fornito va montato solo se noi abbiamo l'autoradio con il navigatore di serie. Ok? Ripeto, questi due adattatori ci serviranno solo se noi abbiamo l'autoradio, quella originale, senza il navigatore di serie. Ok? Ed ovviamente per questo tipo di autoradio avremo bisogno anche di una mascherina come questa, adatta allo schermo 9 pollici e adatta alla nostra Fiat Bravo. Ok? Come vedete è in rifinitura lucida, che su richiesta può essere fornita insieme al cablaggio per l'alimentazione e ai cavi per il recupero dei comandi al volante, che sono questi qua. Vedete, questo è il cablaggio per il recupero dei comandi al volante. Abbiamo il K1, il K2, e questo è il cablaggio per l'alimentazione. Ok? Altrimenti vi lo potete creare da soli. Ok, iniziamo con il premontaggio. Prima di tutto prendiamo il nostro connettore ISO e andremo a eliminare il cambus, già che questo cambus è adatto per i modelli Volkswagen e non va bene per la nostra Fiat Bravo. Quindi lo andremo a eliminare in questo modo. Ok, già che noi ci andremo a collegare alla vecchia maniera per non avere problemi con la nostra centralina. Ora prendiamo il nostro connettore ISO FACRA e lo andremo a collegare in questo modo. Faremo combaciare queste due parti, ok? In questo modo. Ecco qua. Ok? Dopodiché andremo a spostare il filo giallo del connettore ISO FACRA. Andremo a spostare il filo giallo e lo andremo a mettere al posto del filo rosso. Quindi il filo rosso lo andremo a eliminare in questo modo. Ok, eliminiamo e andremo a spostare il filo giallo al posto del filo rosso. Ok, e lo andremo a spostare qua. Ecco qua.
ok, abbiamo fatto questa operazione perché dobbiamo far combaciare il filo giallo con il filo rosso e verde del connettore che abbiamo in auto che alimentava la nostra autoradio di serie. Quindi l'andremo a far combaciare in questo modo. Il filo giallo andrà a collegarsi con il filo rosso e verde, il filo nero si andrà a collegare con il filo nero e poi andremo a collegarli in questo modo, ok? Ecco qua, in questo modo. Questo è il connettore che noi abbiamo in auto, ok? E qua abbiamo fatto. Ora ci andremo a occupare del recupero dei comandi al volante. Andremo a prendere i cavi K1, K2 e il GND, ok? E ci andremo a collegare al connettore dei comandi al volante che si trova sotto l'esterzo, vedete? Che si trova qua, che sarebbe questo connettore qua, ok? Ovviamente questo connettore qua lo andremo a scollegare dalla sua sede e lo andremo a aprire in questo modo. Questo ha una fascetta che andremo a tagliare, quindi lo andremo a aprire in questo modo. Ok, ed ecco qua. Poi ci andremo a collegare al pin 2, 3 e 4. Ok, vedete, se siete riusciti a vedere, questo è il pin 1, di conseguenza questo è il pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 e pin 6, ok? Quindi noi ci andremo a collegare al pin 2, pin 3 e pin 4. Il cavo GND presente nel nostro connettore ISO lo andremo a collegare al pin 2, ok? Vedete? Pin 2, ve l'ho segnati per farvi capire meglio. Il K1 lo andremo a collegare al pin 3 e il K2 lo andremo a collegare al pin 4, ok? Qua facciamo molta attenzione soprattutto con il pin 2, ovvero con il filo nero e viola, già che se sbagliamo il pin 2 rischiamo che l'airbag ci esploda in faccia, ok? Quindi molta attenzione, mi raccomando, non ci sbagliamo. Non ci sbagliamo soprattutto perché qua dietro troviamo un numero 2, vedete? Invece questo è per un'altra cosa. Vedete, qua c'è il pin 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Questo pin con la scritta numero 2 non va bene. Quindi attenzione, mi raccomando, noi ci andremo a collegare a questo pin qua, ok? Vedete, qua c'è il pin 1 e di conseguenza il pin 2. Mi raccomando, molto importante, ok? Poi ovviamente potete collegarvi come meglio preferite, con di ruba corrente o come voi preferite. Io ho il cablaggio che mi facilita i collegamenti, vedete? Fatto ciò, abbiamo fatto con i comandi al volante. Poi ci andremo a occupare dell'alimentazione, quindi andremo a scollegare questo connettore qua, vedete? Questo qua. Andremo a scollegare in questo modo. Poi andrò a prendere il cablaggio per l'alimentazione e andrò a collegare il filo rosso per l'alimentazione sottochiave con il filo rosso e il filo arancione con il filo giallo per la retroilluminazione dei tasti in questo modo, ok? Vedete? E l'altra estremità sono presenti dei rubacorrente, i quali li andremo a collegare alla presa dei accendisigari. Come vedete, il filo rosso per l'alimentazione sottochiave lo andremo a collegare al filo grigio e rosso
della presa degli accendisigari. In questo modo, ovviamente ho messo il rubacorrente e il filo giallo lo andremo a collegare al filo blu e verde per la retroilluminazione dei tasti. Ok, in questo modo. Ok, quindi a questo punto abbiamo collegato l'alimentazione sotto chiave e la retroilluminazione dei tasti, ok, alla presa degli accendisigari. Ok ragazzi, in teoria ci siamo con i collegamenti, ci abbiamo collegato al connettore dello stereo di serie, abbiamo collegato l'alimentazione e la retroilluminazione dei tasti e abbiamo recuperato i comandi al volante. Ok, ora se vogliamo montare una eventuale retrocamera come questa qua, andremo a prendere i fili, andremo a prendere un jack e lo andremo a collegare al jack femmina con la scritta come in, ok, a questo qua, come in, andremo a collegare e il filo rosso lo andremo a collegare al filo arancione di questo connettore qua, vedete, di questo connettore qua. Quindi andremo a fare questa operazione qua, ci andremo semplicemente a collegare. Ok, io mi andrò a collegare in questo modo, andrò a prelevare il pin, lo andrò a inserire qua e mi ci andrò a collegare. Ok, in questo modo, ecco qua. Ok, ok, poi ci farò un video a parte per il montaggio della retrocamera, perché se no altrimenti verrebbe un video troppo lungo e ancora dobbiamo fare il montaggio vero e proprio. Ok, ok ragazzi, appresa tutta questa informazione, mettiamola in pratica. Ok ragazzi, siamo in auto, ora andrò a smontare lo stereo di serie con dei appositi ganci per smontare lo stereo. Andranno infilato qua in questo modo, sentite il click, l'altro andrà infilato qua. Ok, e poi lo tiriamo verso di noi in questo modo. Ok, ecco qua, tiriamo il cavo. Ora andremo a scollegare il connettore e l'antenna. Poi andremo a scollegare il connettore che alimenta l'autoradio di serie. Ok, e poi andrò a smontare la mascherina, andrò a svitare queste viti che si trovano qua per poter lavorare più comodamente e per poter passare i cavi il meglio possibile. Ok, con un inserto T25 andremo a svitare queste vite qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, lavoro che abbiamo fatto più volte, quindi acceleriamo il processo. Ok, rimosse le viti, andremo a tirare la mascherina verso di noi in questo modo e andremo a scollegare i connettori che si trovano qua dietro. Basta premere e tirare, scolleghiamo i connettori, ok, che si trovano qua dietro, 1, 2 e 3. Ok, ora abbiamo abbastanza spazio per lavorare più comodamente e per poter passare i nostri fili sia al portaoggetti che al recupero dei comandi del volante. Ora andrò a collegare il nostro connettore ISO, come abbiamo già detto, al connettore dell'alimentazione dello stereo originale, in questo modo. Ok, poi andrò a far passare il cablaggio per il recupero dei comandi al volante. Ok, lo andrò a far passare da qua. Ok, e lo andrò a prendere qua sotto. Ok, ora andremo a smontare questa parte qua dello sterzo e andremo a collegarci al connettore dei comandi al volante.
prima di tutto andremo a rimuovere questo tappo qua, ok? In questo modo. Poi andremo a svitare una e due viti. E due, ok? Poi andremo a smontare in questo modo. Ecco qua. Ecco qua. E abbiamo trovato il nostro connettore dei comandi al volante. Lo andremo a scollegare in questo modo. Andremo a premere e tiriamo. Ecco qua, ok? Poi andremo a tagliare la fascetta e ci andremo a collegare come abbiamo già detto. Rimonto il suo guscio, ok? Fatto ciò lo andrò a ricollegare, ok? Rimonto il guscio inferiore, ok, e il cavo dei collegamenti dei comandi al volante ce la troviamo qua. Ora andrò a far passare il cavo USB insieme al cavo per la retrocamera, quindi lo andrò a far passare da qua e lo andrò a prendere al portaoggetti, ok? Lo faremo passare da qua dentro, ok? Vedete, si è accesa la luce e lo faremo passare da qua dentro. Ho fatto passare il filo delle uscite USB da qua dentro e il filo per la retrocamera, ok? Sempre da qua e l'ho preso da qua al portaoggetti. Eccoli qua, vedete? E i fili per la retrocamera. Ok, poi andrò a far passare il filo per l'alimentazione. Lo andrò a far passare da qua dentro e lo andrò a prendere qua sotto al accendisigari, ok? Quindi andrò a smontare la cuffia del cambio. Ok? Poi andrò a far passare il filo da qua. Lo andrò a prendere qua. In questo modo. Ok? E mi andrò a collegare al connettore degli accendisigari. Ho collegato il filo giallo al filo giallo, che in questo caso è giallo, per la retroilluminazione dei tasti, e al filo rosso ho collegato il rubacorrente. Andrò a collegare in questo modo. Ok. E qua ci siamo. Rimontiamo la cuffia del cambio. Una volta che abbiamo fatto passare tutti quanti i fili, rimontiamo la mascherina e faremo passare tutti i fili dentro la gabbia dello stereo. Fatti passare i fili, colleghiamo i suoi connettori. A questo punto, prima di collegare il tutto, andremo a presentare la nostra autoradio. Ok, per fare entrare di tutto la nostra autoradio dovremo accorciare queste linguette qua, ok? Una volta accorciate le linguette possiamo inserire la nostra autoradio fino in fondo. Ovviamente andremo a effettuare tutti i collegamenti come vi ho già detto e montiamo la mascherina, ok? Effettuati tutti i collegamenti, ora andrò a montare la mascherina in questo modo. Ok, chiudiamo e il gioco è fatto. L'andremo a provare. Ovviamente è collegata sotto chiave, quindi andremo a accendere il quadro ed ecco a noi come si presenta la nostra autoradio. Ovviamente abbiamo recuperato anche i comandi al volante. Ragazzi, ora farò una prova per farvi vedere che funzionano i comandi al volante. È partito il video, andrò a abbassare il volume
Ok, andiamo a alzarlo. Spegniamo lo schermo. Ok, accendiamo lo schermo. Poi ovviamente ho impostato anche gli altri comandi al volante. In un prossimo video vi farò vedere come impostarli e vi farò vedere anche ulteriori impostazioni della nostra autoradio Android. Ok, ora vi farò vedere il risultato finale. Ok ragazzi, come avete visto, questo è il risultato finale. Se il video ti è piaciuto e soprattutto ti è servito, regalami un like e noi ci vediamo in un prossimo video.